Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci ritroviamo sulla Let's Technique 2. Allora ragazzi, mi sono portato leggermente molto avanti rispetto all'ultima puntata. Abbiamo fatto i primi due macchinari della Forestry, che sono lo Squeezer e il Carpenter, che ci serviranno per creare i primi apiari. Allora, ovviamente vi faccio vedere il crafting, anche se potreste tranquillamente trovarli nella Ney. Vabbè, tolto il fatto che sono andato in esplorazione, ho trovato un bel paio di cosine interessanti, tra cui uno stack di diamanti, poi vabbè, sono andato anche nel Nether, ho preso un bel po' di quarzo perché ci è servito per fare due generatori di corrente molto utili, che sono i Solar Generator, poi vedremo anche quello, non è un problema. Allora, oltre vabbè ad aver fatto questi macchinari qui, ho fatto gli strumenti della Tinker di Manulin. Specialmente ho fatto la spada, che è, vabbè, a parte il nome Kick Your Ass, tipo una calcia in culo, le abbiamo messo il tratto Sharpness, che aumenta il valore d'attacco della nostra spada, infatti come vedete provoca 12 di danno. Poi il picco che ha Hast, Auto Repair e Luck, che ovviamente è stato fatto con la Moss. La Moss, se vi ricordate dalla Dazzlecraft, si fa praticamente mettendo 9, o erano 8, no, forse erano 9, blocchi di Moss Stone nella crafting table e otteniamo una Ball of Moss. Con quella messa ovviamente in un tavolo della Tinker otterremo il tratto Auto Repair. Questo tratto, tra l'altro, è più efficace durante il giorno, durante quando c'è la luce solare praticamente. Poi Hast si fa con la Redstone e Luck si fa con i lapislazzuli. E ovviamente Hast aumenta la velocità di mining del nostro strumento. Ovviamente è inutile metterlo a una spada perché non è che dobbiamo essere più veloci ad attaccare. Avesse funzionato, ma l'avrei anche messo. Ah, e il Sharpness si fa col quarzo, Nether Quartz, quindi vi aggiungo anche questo particolare qui. Poi l'ascia e la pala hanno tutti e due il tratto Hast e Auto Repair. E tra l'altro gli manca un modifier, che ovviamente poi vabbè, se in caso mi venga in mente un modifier da mettere, glielo metteremo. Quindi, oltre a questo, dicevo, abbiamo craftato questi due materiali, macchinari qui, che sono lo squeezer, che si crafta molto semplicemente con 6 lingotti di tin ai lati, due blocchi di vetro e un star di casing. Il star di casing si fa con il bronzo, a mo' di fornace diciamo, mentre il bronzo si fa semplicemente mettendo nella crafting table 3 lingotti di copper e un lingotto di tin. E lo star di casing, allora lo squeezer si fa con il tin, mentre il carpenter si fa allo stesso modo però togliendo il tin e mettendo il bronzo, quindi non cambia niente. Quindi ricordatevi che i macchinari della Forestry, l'unica cosa che cambia sono i materiali praticamente ai lati, almeno i primi macchinari, cioè il centrifuge, che non ho ancora craftato ma si fa col copper al posto del tin, la tin o il tin, chiamatelo come volete, e il bronzo. Perfetto, allora, chi mi ha seguito nella Let's Technique e nella... no, nella Dazzlecraft non le ho neanche calcolate le api per il momento, però lo faremo. Allora, lo squeezer ci servirà per spremere i vari oggetti per ottenere del liquido. Ovviamente, se andiamo a vedere i crafting, non sono tutti uguali, cioè non possiamo solo ottenere il seed oil. Ma se noi per esempio mettiamo del short mid, che non so come si crafti, comunque se noi abbiamo questo oggetto qui, possiamo ottenere 1000 millibucket di short mid. Lo stesso col creosote oil, o con la creosote can o cell, quello che volete. Comunque, vi consiglio di andare a vedere i crafting per quello di cui avete bisogno. Come vedete, per esempio, la Steam Battle ci dà 1000 millibucket di steam. Questo è un modo per recuperare, diciamo, il liquido o comunque sia, tra virgolette, i materiali che abbiamo utilizzato all'interno della can, della bottiglia, eccetera, eccetera,
ottenendo ovviamente il liquido, magari andiamo a metterlo in una tank. Però solitamente le tank hanno anche la possibilità di farvi proprio togliere i liquidi dalle bottiglie o dalle can per metterle all'interno di una tank, appunto. Allora, quindi cosa ci serve adesso, ragazzi? A parte sicuramente mettere a posto tutto l'inventario e tutte le casse, ma ovviamente ve lo farò off camera, cosa che mi sono dimenticato prima, vabbè, perdonatemi. Allora, ci serviranno dei fly duct. Vediamo un po', fly duct. Faremo quelli opachi, ovviamente. Copper lid e copper. Perfetto, perfetto, non lo so quanto sia perfetto, perché... Ah no, no. Dovrei riuscire a fare il tutto. Abbiamo 6 bei lingotti di copper. Ah, e in questo modpack svilupperemo anche l'industrial craft. Ok, che lo stiamo facendo nel retrocraft, però diciamo, vabbè che facendo un parolone, dato che l'abbiamo appena iniziato. Allora, che cosa dovevo fare? Ah sì, dovevo andare a cuocere il copper. Ogni tanto mi... Ah, poi vi faccio vedere anche il crafting leggermente dispendioso di quei pannelli solari. Allora, facciamo così. E nel mentre che cuoce vi faccio vedere il crafting solar. Allora, la bellezza di questi pannelli solari, diciamo che ha degli upgrade. Quindi c'è il primo, che a quanto leggo c'è power multiplier per 1. Quindi questo produce per esempio 30 redstone flux su tick. Questo per esempio invece arriverà magari a produrne 30 per 8, 240. Credo, non lo so, devo ancora craftarlo, quindi devo vedere come funziona. Comunque, se quello che dice è quello che, a cui si atterrà nel futuro, vorrà dire che da 30 redstone flux passerà a 240. Qui addirittura arriveremo ad averne per 64. Quindi 240 per 8 gli fa, facciamoci un rapido conto, 8 per 4 32, 8 per 2 16, quindi 100, 1920 dovrebbero essere. 1920 redstone flux gratis, praticamente. Uno di questi potrebbe essere in grado di alimentarmi tutta questa zona qui. E in realtà sto pensando di fare quello, però vabbè, magari più avanti, dato che le risorse per poterlo craftare sono veramente, ma veramente molto dispendiose. In teoria non più di tanto, però un blocco di diamanti, usarlo è sempre una fitta al cuore, capito? Non è poco usare 9 diamanti in un colpo solo. Però vabbè, 2 lapislazzuli e 3 nether quartz non è niente di che. Allora, vediamo se mi ha dato i copper e rimettiamo com'era. Mentre qui sembra funzionare tutto alla grande. Vediamo quanta legna c'ho. Ah, 20 stack, va bene. Quasi 20 stack. Allora, abbiamo fatto il copper, ci servirà il lead. Poi dovremmo automatizzare anche quelli assolutamente. Fare l'autocrafting del... Allora, ne facciamo un paio. Tanto per gradire. Ah, qua intanto stavo facendo... Tieni, tieni. Prenditeli tu. Allora. Quindi copper e lead. Sì, ne facciamo un po', anche se il copper mi sta mancando, se devo essere sincero, però... Allora, fammi vedere un attimo qui quanto siamo. Aia. 58%. Buono. Buono, buono, buono. Faccio anche capire quanto ho giocato. Allora, vediamo un po'. Sì, facciamo così e così. Poi mi servirà un servo della gleba. E chissà se ne ho già pronti. Vediamo un po'. Do una rapida occhiata e continuo. Non dirmelo. Ah no, meno male. Mi stavo già alterando. Pensavo fossero dei flux duct. Dei fluidac. Ok, abbiamo craftato altri servo perché tanto ci serviranno. Vai, stai calmo però, eh. Tanto ne raccogliamo altra.
Perfetto, allora, un servo. Oh, ah, funziona, sì, mi sta. Tutto ok Minecraft? No, perché quello che ho visto prima che crashasse il salvataggio mi ha fatto preoccupare, ma comunque, mettiamo ignored. Quindi dovrà estrarre tutto il seed oil e finirà nel nostro carpenter. Ovviamente sistemeremo la zona sicuramente molto meglio di come adesso. Allora, questo dovrebbe trasmettere, ok. Andiamo a raccoglierci un po' di legna. Allora, perché ho fatto questi solar generator? A parte il fatto che ovviamente generano energia praticamente gratis, quindi non è dispendioso per noi in termini di coal, eccetera, eccetera. Poi perché hanno una leva e della redstone per il momento messa qui di fianco? Allora, per il semplice motivo che questi motori, per poter trasmettere l'energia, devono avere un segnale di redstone attivo. Quindi, poi fate attenzione perché io vi consiglio almeno di... adesso ci ho pensato una cosa che potrei fare. Praticamente una porta. Potrei fare due impulsi redstone. Uno che genera e l'altro che trasmette. Al segnale di redstone, uno trasmette, si cambia l'altro che stava trasmettendo. Genera corrente, mentre quello che stava generando corrente si mette a trasmettere. Quindi praticamente abbiamo sempre un flusso di energia continuo. Dovremmo comunque, poi vabbè, quando penserò a come fare, quando dovrò farlo, ve lo farò vedere. Ho già in mente come fare comunque l'impianto, non è un problema. Allora andiamo a recuperare un po' di legna. Sì, stavo andando a tagliarla io. Ho l'impianto della legna così, per niente, per bellezza. L'ho fatto praticamente per bellezza. Allora, quindi, perché abbiamo fatto il seed oil? Molti di voi sanno che il seed oil ci servirà per fare l'impregnated casing. Vediamo quanto ne spreca. La madonna. Allora, 150, ok, perfetto. L'importante è saperlo. Quindi 150, dovrei fare una farm di zucche automatica, sì, come ho fatto nella Let's Technique 1. Ma ovviamente ragazzi, una cosa del genere ve la risparmio in camera. Vi faccio vedere giusto come l'idea, diciamo, quello che dovrò fare. E poi ovviamente ve lo faccio off camera. Sì, come vedete non è conveniente. Conviene sì lasciare un motorino sempre che sta generando energia, quindi con segnale redstone off, e un motore con segnale redstone on, in modo che l'energia che ha accumulato durante la sua, diciamo, ricarica, la trasmette ai nostri macchinari. Poi una volta che quell'energia è finita, ovviamente per renderci conto, diciamo, dell'energia che ha quel motore lì, possiamo mettere una batteria, diciamo, un energy cell collegata ai macchinari e in bella vista soprattutto, perché così almeno ci regoliamo e vediamo, ok, quando sta scendendo troppo l'energia, tac, muovo la leva. E allora l'altro motorino che ha generato energia ricarica l'energy cell. Potrei farlo anche adesso, non è un problema. Praticamente, allora io ho fatto informatica, no? Per quello avevo in mente la porta NOT, perché basterà mettere due flussi di redstone. Allora, la leva parte da un punto, quindi avrà un punto d'accesso. Avrà, per esempio, status off. Ora ve lo faccio vedere. Allora, mettiamo il caso che la leva sia qui. Quindi, qua c'è il flusso di redstone. Poi, questo porterà a un generatore, mentre quest'altro porterà a un altro generatore di corrente solare, ovviamente. Allora, qua ci sarà una porta NOT, che indicherò con questo coso qui, con un blocco di legna.
mentre qui non ci sarà niente. Quindi cosa succede? Qui quando sarà off, qua sarà on, e quindi questo motorino qui trasmetterà energia, mentre questo penserà a caricarsi. Poi, quando questo avrà finito l'energia, io schiaccerò di nuovo la leva. Qui ci sarà un segnale on che diventerà off con la porta not e che qua invece sarà sempre on. Quindi questo trasmetterà energia, mentre questo che prima stava trasmettendo energia si metterà a caricarsi. Very, very good. Quindi ho già pensato come fare. L'importante è che poi dopo ve lo faccio vedere. Perfetto, 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 perfetto. No, perché mi ha distrutto il cespuglio, poverino. Che palle però, eh. Vediamo se me ne ha cartato un altro. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ho l'inventario pieno. Strano, vero? Allora, vediamo se riusciamo a liberarci di un po' di cose, tipo queste cose qui. Vabbè, lasciamo così per il momento. Allora, abbiamo i nostri impregnated casing. Adesso vediamo cosa serve per fare l'API delle slab e della legna normale. Quindi trasformiamoceli in legna, facciamo un po' di slab, se vanno bene, tanto ne dovremo fare due, e poi facciamo così. Perfetto, abbiamo i nostri primi due API. Allora, API li possiamo mettere qui per il momento. No, però staccati. E andiamo a prenderci le api, se mi ricordo dove le ho messe. Allora, qui dentro non dovrebbero esserci altri materiali, tra l'altro. Non dovrebbero incrociarsi, però onde evitare, facciamo così. Facciamo così. Così e così. Poi uno. Il combo lì non dovrebbe entrare. E ci serve una cassa. Allora, gli item duct. Anzitutto mettiamo il servo. Gli item duct prima riempono, ovviamente non avendo il dense, riempono l'inventario che trovano prima. Quindi se noi abbiamo, per esempio, producono gli API, principessa, drone e il comb. Quindi noi avendo due di questi drop che possono rientrare nell'API, gli abbiamo detto semplicemente di farli entrare subito, perché usciranno da qui, faranno questo giro qui e poi cercano il primo inventario. Siccome il primo inventario disponibile per le api, quindi le principesse e i droni, sarà questo e non la cassa che metteremo qui sopra perché sarà più lontano, quindi lo andrà a mettere dopo. Le api andranno qui, mentre i comb andranno nella chest. Poi una volta che raggiungerà magari 64 droni, allora i droni andranno a finire nella chest. Lo stesso discorso si ha con questo. Allora, vediamo se fa mettere ignored. Ignored, perfetto. Ora vabbè, è notte, quindi non produrrà niente. Ok, perfetto. Mi serve un fiore. Andiamo a prendere un fiore. Ok. Poi, craftiamoci due casse. E le mettiamo qui sopra. Perfetto. Allora, ovviamente ora è notte e quindi non producono le api durante la notte. Quindi andiamo a dormire. Trasformiamoci di nuovo in persone normali. Ma le pecore esistono ancora? Sì. Direi di mangiarle, di dargli da mangiare. È un nuovo giorno su Minecraft. Allora, andiamo a vedere se temperatura e umidità sono giuste per le api che abbiamo messo. Ma dove? Hot. Come hot?
dai, ma che... Allora, dammi la Piari. Ma non è che me ne devo andare a Marengo per poter mettere delle api. Vediamo qui. 820 per cento. Ma stiamo scherzando? Come fa a esserci caldo qui? È una pianura. Ma che culo. Allora, no, però non così. Quel bioma lì sarebbe perfetto. Quindi ragazzi, ovviamente devo mettere le api lì, purtroppo, in quel cavolo di bioma lì, per poter iniziare magari a produrre qualcosa di interessante. Poi vabbè, lì abbiamo visto che ci sono le wintry, dovremmo andare a recuperarle perché ci serviranno assolutamente. Hanno il tratto 4 per di fertilità. Oh, scusate, mi è venuto il singhiozzo. Dicevo, hanno il tratto 4x di fertilità che sicuramente non ci fa schifo. Dovremmo cercare di trasferirlo magari alle nostre api come la Medius, la Forest, il che magari dovremmo farlo con calma, ripetere il procedimento 1000 volte, anche se all'inizio faremo una cosa. Produrremo molti droni dalla Wintry, quindi dovremo andare in quel monte lì per poter produrre le nostre Wintry. Una cosa che magari potrebbe servirci in questo caso, essendo nella savana, è il alveari, se non sbaglio. Si chiama ancora alveari? Alveari, sì. Che ovviamente ci permette di cambiare la temperatura con degli oggetti. Comunque, per il momento direi che è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata della Let's Technique 2. Alla prossima!